Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofionline.it. In questa videoguida vediamo come sapere il giorno in cui l'importo del reddito di cittadinanza verrà accreditato sulla nostra carta comodamente online dal nostro dispositivo. Prima di iniziare però, dobbiamo essere sicuri di avere lo SPID, perché ci serve per accedere alla nostra area personale del sito IMSS. Se non hai lo SPID, o comunque non sai bene come usarlo, puoi seguire la nostra guida dedicata che trovi cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Proseguiamo quindi a recarci sul sito dell'INPS ed effettuiamo l'accesso tramite SPID. Una volta effettuato l'accesso, dalla pagina iniziale andiamo a scrivere nella barra di ricerca indicata dalla freccia in alto, le parole «reddito di cittadinanza» o «RDC». Poi tra i risultati clicchiamo su «scheda prestazione reddito e pensione di cittadinanza», come indicato dalla freccia più in basso. Giunti sulla pagina del «reddito di cittadinanza», clicchiamo su «accedi al servizio», come indicato. Poi clicchiamo su Servizio Desktop, Pensione Reddito di Cittadinanza, come indicato dalla freccia. Ed eccoci finalmente nell'area dedicata al reddito di cittadinanza. Sulla sinistra vediamo un menu, da cui andiamo a cliccare sul simbolo della matita e poi su Lista domande ed esiti. Nella pagina seguente troveremo un riassunto delle nostre domande per il reddito di cittadinanza. Noi andiamo a cliccare sul numero di protocollo della pratica in corso. Ci si aprirà adesso una nuova pagina con le specifiche del nostro reddito di cittadinanza in corso e vedremo elencate le date di pagamento di tutti i precedenti accrediti. Se è la prima volta, come nel nostro caso, ne troveremo solo uno. Sulla stessa riga, sulla destra troviamo la data di disposizione del pagamento a poste, ovvero la data in cui l'INPS ha inviato il pagamento, e la data di rendicontazione, ovvero la data a partire da cui avremo i soldi sulla carta. L'ultima voce a destra invece, indica l'importo mensile che riceveremo. Dici com'è andata o se hai avuto dei problemi nei commenti. Se la guida ti è stata utile, iscriviti al canale e seleziona la campanella, così saprai quando escono nuove guide. Visita lofionline.it. Ci sono decine di altre guide per le tue operazioni su internet. Per altre informazioni, contattaci nei commenti, sui social o alle mail che trovi nella descrizione. Come fai? Lo fai online.